1887, Londra, prima Bloody Sunday. 1974, muore Vittorio De Sica. 2002, Galizia, la petroliera Prestige provoca un disastro ambientale. Commenta il fatto del giorno Luigi Vicinanza, direttore de Il Tirreno. Con la creazione della prima pagina web inizia la rivoluzione digitale. Ci siamo immersi, non sappiamo ancora quali saranno le conclusioni finali. 13 novembre 1974, muore Vittorio De Sica. Il cinema italiano perde uno dei suoi protagonisti. Nato nel 1901, esordisce dietro la macchina da presa nel 1939 con Rose Scarlatte. Ma il suo nome è legato in maniera indissolubile alla grande stagione del neorealismo. Con Chouchat e Ladri di biciclette, vince l'Oscar per il miglior film straniero.